4 punti. L'obiettivo di entrambe le squadre naturalmente è quello di evitare l'ultimo posto in classifica, che vorrebbe dire retrocessione diretta. Capite bene quindi l'importanza del match. Lino, che in realtà ha sprecato un altro match importante settimana scorsa, perdendo contro il Malo fuori casa, ed è stato sorpassato appunto dal Malo in classifica, che era quota 4 punti anch'esso come il mezzo corona. Oggi c'è la seconda opportunità per la squadra di casa di poter allungare insomma sul mezzo corona ultimo. Poi mancheranno solo 2 giornate al termine del campionato, e quindi un successo sarebbe sicuramente importante, successo che sarebbe importante anche per il mezzo corona, successo che permetterebbe alla squadra trentina di scavalcare in classifica il Lino, e di conseguenza anche per loro, poi con 2 giornate sole da giocare. Naturalmente i giochi non sono ancora fatti, non sono ancora chiusi, però sarebbe un risultato sicuramente importante. L'ultima vittoria del mezzo corona risale esattamente a un girone fa, 30-25, proprio contro il Leno in casa. Poi non ha più vinto, quindi dal 4 dicembre non vince più la squadra trentina. Ha fatto però peggio il Leno, che ha vinto l'ultima volta il 13 di novembre contro il Malo, e poi ha inanellato solo sconfitte. Quindi due squadre che hanno assolutamente bisogno di vincere, due squadre che fanno fatica a vincere, perché la striscia di sconfitte è lunga per entrambe le formazioni, e ci aspetta dunque un match molto molto teso e che si prospetta molto molto combattuto. Partita che inizia in questo momento con il primo possesso lenese, squadra di casa in casacca biancorossa, casacca se vogliamo definire da trasferta, anche se si gioca in casa, mentre difende in maglia gialla e pantaloncini blu il mezzo corona. Adesso prima palla giocata in maniera difficile dal Leno, infatti arriva subito un passivo chiamato da parte degli arbitri. Anelli per Notarianni, che finta il tiro, serve ancora male Farisei, che non riesce a controllare. Allora può ripartire velocemente la squadra trentina, palla subito per il pivot trentino, il numero 19 Violetta Vigni, che sigla il gol dell'1-0, subito vantaggio ospite 1-0 dopo meno di un minuto qui all'Envol Arena di Leno. Anelli adesso per Farisei, Notarianni, Anelli per Notarianni, Farisei con un fallo forse sulla giocatrice lenese, non viene ravvisato dagli arbitri, palla dunque persa. E può adesso attaccare nuovamente il mezzo corona con Saranovic per Dalla Valle, ancora Saranovic centralmente, palla che arriva ancora a Saranovic, Dalla Valle che riesce a penetrare, non calibra però bene il tiro, e quindi palla che finisce alta sopra la porta, difesa da Selene Franceschini. Anelli per Andreani, che è entrata al posto di Notarianni, forse ha un problema Notarianni, vediamo che è in panchina a colloquio con Federico Reghenzi. Federico Reghenzi oggi in panchina per la squadra lenese, è assente Giovanni Bravi, risultato positivo a un tampone per il Covid. Dall'altra parte arriva il pareggio 1-1 di Pugliara. Saranovic centralmente, viene fischiata un'infrazione a Saranovic, passi per lei. E prova a ripartire veloce il Leno, perde però palla ancora la formazione bresciana, e quindi può attaccare nuovamente il mezzo corona. Campestrini centralmente, la conclusione difficile, parata da Franceschini, ma viene ravvisato poi anche un fallo su di lei, cioè scusate, su Pugliara. Quindi può ripartire il Leno con Farisei per Anelli. Farisei, Anelli con una palla difficile per Andreani, che non la controlla, palla che sbatte sul ginocchio, e quindi ancora il possesso per la squadra trentina. Partita che si mantiene subito sui ritmi alti, era quello che ci aspettavamo, la partita è importantissima, fondamentale, ci si gioca molto se non tutto qui all'Envol Arena. Adesso rientra anche Notarianni al posto di
Andreani va a prendere il posto di terzino sinistro. Farisei centralmente per Anelli, Notarianni alla conclusione, trova la risposta di Razzica, che poi si oppone anche alla conclusione ravvicinata di Sarabellu. Era comunque entrata in area Sarabellu per controllare il pallone, quindi non sarebbe stato comunque valido il gol. Sta di fatto che è stato un doppio intervento super di Razzica. Dall'altra parte prova a penetrare il mezzo corona con Campestrini, fermata la difesa locale, poi Saranovic con una conclusione difficile però indirizzata molto bene, quindi 2-1 per il mezzo corona dopo 4 minuti di gioco e mezzo, quasi 5. Il Leno che prova a manovrare, palla ancora persa dalla formazione lenese, poco concentrata in questo avvio di match, tante palle perse già per la formazione bresciana, che adesso prova a difendersi dall'attacco del mezzo corona. Campestrini centralmente per Saranovic, che prova ancora a penetrare, riesce a andare alla conclusione, viene poi fermata regolarmente, difesa in area di Farisè, e quindi tiro dai 7 metri, proprio Saranovic dai 7 metri può portare a 2 le lunghezze di vantaggio per la propria squadra. Saranovic senza finte spiazza Selene Franceschini, gol del 3-1. Dall'altra parte prova Farisi a trovare un varco, riesce a servire Notarianni, che va a una conclusione molto difficile, parata da Razzica, fallo però di Saranovic su di lei. Quindi ancora possesso lenese con Anelli in posizione centrale, che prova a creare qualcosa di interessante per la formazione bresciana. Farisi, Notarianni adesso centralmente, la finta serve Pugliara, che riesce a penetrare, trova la parata di Razzica, doppia parata. Però un fallo di Vegni in area e quindi tiro dai 7 metri. Si fa anche male Razzica, ha ricevuto un colpo sul volto da parte di Pugliara. Adesso dovrà provare a fermare anche Notarianni dai 7 metri. Vedremo chi vincerà il duello fra Notarianni e Razzica. Adesso Notarianni per ridurre lo svantaggio. Notarianni con le finte, va Notarianni e trova un buon angolo, quindi 3-2, meno 1 per il Leno. Adesso possesso per le trentine, che provano a girare velocemente il pallone. Campestrini con la conclusione, ci mette la mano Selene Franceschini. È solo ancora ripartenza lenese con Farisi in velocità, prova ad andare da sola, trova un muro della difesa trentina, arriva però anche un'irregolarità e un cartellino giallo per Campestrini. Anelli, Notarianni, Farisè per Lanfredi, che riesce a penetrare, colpisce la traversa, forse anche toccata la giocatrice numero 33 del mezzo corona italiano. Non viene comunque avvisato nulla da parte degli arbitri, quindi può andare adesso dall'altra parte del mezzo corona con Campestrini alla conclusione. Irregolarità di Notarianni, no, viene fischiato un'irregolarità in attacco, e quindi nuova ripartenza per Farisè, che va da sola e poi tira fuori. Adesso c'è tanta voglia di fare, però anche tanta imprecisione, e si fa anche male Farisè nell'ultimo tiro. Campestrini,
Campestrini, una palla bellissima di Betta per Vegni, Violetta Vegni, che trova il gol del 4-2, torna più 2 la formazione trentina. Bravissima qui Martina Betta, quasi con un no look cististico a servire Vigni. Adesso Anelli, finta la conclusione, serve anche lei la grande Bellu, bellissima anche questa azione lenese. Meno uno nuovamente per le padrone di casa, adesso dovranno difendersi nuovamente dall'attacco delle trentine, che provano con Campestrini in posizione di terzino sinistro. Adesso per Betta, Campestrini centralmente, Saranovic deve costretto a retrocedere sull'attacco di Notarianni. Lona centralmente, Campestrini va da sola e trova un altro bel gol. Brava Campestrini in questo caso a trovare l'angolo giusto per battere nuovamente Selene Franceschini 5-3 dopo poco meno di 10 minuti di gioco. Andreani per Anelli centralmente, Notarianni, Anelli, Andreani per Notarianni, la conclusione in doppio appoggio, classica conclusione di Notarianni, questa volta non riesce a inquadrare la porta Michela Notarianni, e allora nuovo attacco per il mezzo corona. Palla che arriva ancora a Betta per Campestrini, Lona centralmente, palla che arriva benissimo a Gislimberti che trova una conclusione super, palla che colpisce il palo e poi entra in porta, gol del 6-3, adesso più 3 per mezzo corona che prova una prima fuga dopo 10 minuti di gioco. So, Andreani in posizione di centrale, Notarianni che riceve palla per Anelli, Anelli va alla conclusione, lei colpisce il palo, poi fortunata Razzica con il rimbalzo che non la beffa e quindi può ripartire nuovamente il mezzo corona. Lona per Campestrini, pensa alla conclusione, numero 82 del mezzo corona, poi va Lona da sola, trova una conclusione centrale su cui è molto attenta Selene Franceschini, riesce a dirle di no e permette a Leno di ripartire. Notarianni per Andreani, Andreani centralmente, Anelli chiama a sé Lanfredi, scambio ancora con Anelli, adesso Andreani, serve Notarianni che fa tutto da solo, fa tutto da sola, fa tutto anche bene a parte la conclusione che finisce a lato, quindi nuova ripartenza del mezzo corona con Campestrini, fermata da Pugliara, palla che comunque rimane buona per la formazione trentina. Seranovic con un passaggio difficilissimo, nuova ripartenza dunque lenese con Lanfredi che è costretta però a fermarsi, può rifiatare la difesa del mezzo corona. Andreani per Notarianni, Notarianni per Pugliara, riesce a entrare in area Pugliara, trova un altro buon angolo, difficilmente sbaglia da lì Beatrice Pugliara, trova un'altra buona conclusione, gol del meno 2 per il Leno. Dall'altra parte va Saranovic, fermata irregolarmente, era arrivata la parata di Selene Franceschini, è arrivato però anche il fischio arbitrale, quindi ancora possesso per la formazione di Sonia Giovannini. Saranovic colpisce il palo, anche in questo caso molto bella l'azione personale di Saranovic, palla che però termina sul palo, un po' sfortunata qui la giocatrice del mezzo corona. Dall'altra parte prova a andare ancora il Leno con Andreani, centralmente una palla difficile per Bellu che viene fermata, allora adesso contropiede per il mezzo corona con il pallonetto di Gislimberti, 7-4, torna a più 3 la formazione trentina, qui brava Gislimberti a trovare
il gol del 7-4. Un po' difficoltosa la manovra in fase offensiva adesso del Leno. Andreani per Anelli, Andreani, Notarianni con la conclusione su cui questa volta non può nulla Razzica. Gol del 7-5, meno 2 per il Leno. Campestrini per Loda. Lona, Campestrini, è arrivato un fallo su Vigni, scusate, non su Campestrini. Campestrini adesso in possesso di palla. Lona per Saranovic, ancora Lona per Campestrini, Lona per Gislimberti. Adesso arriva anche il passivo, deve andare alla conclusione Saranovic, fermata irregolarmente da Pugliara. Arriva anche un cartellino giallo per Pugliara, c'è comunque il gioco passivo e quindi dovrà andare velocemente alla conclusione il mezzo corona. Saranovic, ah no, Campestrini, Saranovic alla conclusione, gran gol di Saranovic, nuovamente più 3 per il mezzo corona, 8-5. Notarianni, Andreani per Anelli, ancora Andreani centralmente, Notarianni, Andreani, Anelli, Notarianni, Andreani centralmente, ancora Anelli, Notarianni che finta la conclusione, per riesce a servire Pugliara, non può passare di lì però Pugliara, quindi torna indietro, serve nuovamente Anelli, Andreani con le finte, Anelli, adesso azione che diventa lunghissima per il Leno, infatti arriva anche un passivo da parte degli arbitri, Notarianni prova a penetrare da sola, viene fermata irregolarmente. È passata la metà di questo primo tempo, 8-5 per il mezzo corona qui all'Endbrenna di Leno, va alla conclusione Anelli, conclusione difficile, ci mette la mano Razzica, poi palla recuperata da Pugliara, a me sembrava non in area, non sono del mio stesso avviso gli arbitri e quindi fallo in attacco per il Leno che adesso deve difendersi nuovamente dall'attacco del mezzo corona che potrebbe portarsi addirittura sul più 4. Lona per Campestrini, Betta, ancora Lona centralmente, Saranovic costretta a retrocedere, Lona ancora per Campestrini, Lona, Saranovic, Campestrini, adesso arriva anche il passivo chiamato da parte degli arbitri, palla che arriva a Betta, non arriva invece a Betta, palla difficile questa di Lona e quindi niente da fare per l'attacco trentino. Leno che adesso prova a ripartire con Andreani in velocità per Anelli, non riesce a servire Lanfredi, quindi azione che si rallenta nuovamente, Notarianni per Andreani, e giro palla solito lenese, Notarianni per Pugliara, Pugliara con le finte sulla diretta avversaria, palla di Andreani per Bellu, fermata regolarmente, arriva il pallone comunque a Lanfredi che prova un pallonetto, l'idea era giusta, palla che però che colpisce la traversa e poi viene colpita in volto Razzica, quindi esce, al suo posto entra Pedron, Elena Pedron, che dovrà subito fronteggiare un tiro dei 7 metri di Notarianni. Notarianni con le finte, va Notarianni, trova ancora l'angolo giusto e trova il gol del meno 2, riesce a non far scappare via le trentine il Leno in questa fase centrale del primo tempo. Della Valle adesso per Campestrini, Dalla Valle per Saranovic, ancora Dalla Valle chiama se Vigni, poi Saranovic va da sola,
altro gran gol di Saranovic, veramente top player della squadra trentina. Faticano a trovare le contromisure in questo primo tempo le giocatrici lenesi a Saranovic. Notarianni per Andreani. Andreani, Notarianni, ancora Andreani centralmente. Anelli, Notarianni, prova ad andare lei, viene fermata. Mette le mani sul passaggio Betta. Palla che però rimane in possesso per Delleno. Notarianni pensa a servire Pugliara, poi decide per Andreani. Andreani, Notarianni. Notarianni per Andreani. Anelli, Lanfredi, palla difficile per Andreani che non riesce a domesticarla, arriva infatti un passivo. Adesso difficoltà in attacco per il Leno con la conclusione di Notarianni che viene deviata e quindi potrà sfruttare ancora un possesso la formazione di Reghenzi. Notarianni per Andreani. Lanfredi, Notarianni con le finte, ancora Andreani e la conclusione, palla che termina alta. Nulla da fare ancora una volta per l'attacco lenese che non riesce in questo caso a ricucire lo svantaggio. Vediamo adesso l'altra parte del mezzo corona con Saranovic, una botta clamorosa di Saranovic che colpisce il palo. Sfortunata qui la giocatrice trentina. Andreani per Anelli, ancora Andreani. Notarianni sta per scoccare il 20° minuto di gioco, più 3 per il mezzo corona qui all'Handball Arena di Leno, questo match salvezza valido per la 9ª giornata di ritorno del campionato di Serie A femminile. Beretta, una conclusione di Anelli deviata prima dalla difesa del Trentino e poi parata da Razzica. Prova adesso a ripartire veloce il mezzo corona con la palla che arriva a Betta. Finta alla grande, la conclusione potente, poi con un pallonetto beffa Selene Franceschini. Arriva anche un timeout chiesto da Reghenzi, 20° minuto di gioco scoccato da poco, 10-6, più 4 per il mezzo corona che prova la prima vera fuga del match. Sono già in campo le due formazioni e adesso può ripartire il match, 10-6 il risultato in favore del mezzo corona che per ora sta comandando il match qui all'Handball Arena di Leno, più 4 per la formazione trentina che adesso deve difendersi dall'attacco del Leno dopo il timeout chiesto da Federico Reghenzi. Andreani per Anelli. Notarianni, Anelli, Andreani, Notarianni per Anelli,
Ancora Anelli che prova a sfidare la difesa trentina, palla per Notariani, fermata da Campestrini. Andreani per Bellu, ancora Notariani che va alla conclusione, ci mette le mani Vegni che poi fa ripartire alla grande Gislimberti, più 5 dopo 21 minuti di gioco. ...11-6 per mezzo corona, che adesso prova la fuga vera. D'altra parte Lanfredi, fermata in maniera irregolare da Dalla Valle, se non sbaglio, sì, Dalla Valle, da Luisa Dalla Valle. Quindi dai 7 metri ancora Notariani, che ha realizzato i primi due tiri dei 7 metri. Notariani ancora con la conclusione, cambia angolo questa volta, ma trova comunque il gol del 7-11. Torna a meno 4 il Leno. Campestrini per Betta. Campestrini va lei, trova la parata di Sene Franceschini. Vediamo adesso se Leno riesce a sfruttare la superiorità numerica. Grande intercetto di Saranovic, che però poi non si capisce con Gislimberti. A sua volta non si capiscono in attacco Notariani e Pugliara. Dunque nulla da fare né da una parte né dall'altra. Ne giova sicuramente mezzo corona, che adesso può manovrare ancora il proprio attacco con più tranquillità. Campestrini per Betta. Campestrini ancora riesce a servire Gislimberti, e viene fischiato però anche un fallo alla difesa lenese. Gislimberti, una conclusione che termina di pochissimo a lato della porta lenese. Può ripartire però comunque adesso la formazione in maglia biancorossa, con la palla per Lanfredi. Razzica dice di no all'ala lenese. Altra buonissima parata di Razzica. Campestrini, nulla da fare per il Leno, che non ha sfruttato la superiorità numerica. Prova adesso Saranovic andare da sola, riesce a servire Betta che penetra in area e si cerca il fallo e lo trova in maniera intelligente Betta, qui in questo caso molto furba, si è cercata il fallo e l'ha trovato. Quindi nuovo tiro dei 7 metri, Saranovic contro Franceschini. Saranovic inganna ancora Franceschini. Nuovo vantaggio di 5 reti per il mezzo corona. Notariani per Anelli. Andreani, Anelli, Notariani, Anelli, Andreani per Notariani, ancora Anelli per Notariani, Andreani. So, Andreani, Notariani, ancora azione molto lunga del Leno, riesce a mettersi ancora una pezza Razzica, che poi fa ripartire alla grande Gislimberti, che controlla altrettanto alla grande e poi non perdona davanti a Franceschini. 3-17 più 6 dopo quasi 25 minuti di gioco, e partita che adesso si indirizza sui binari del mezzo corona. Più 6 a 5 minuti dal termine della prima frazione. Ha cambiato sicuramente marcia dalla metà del primo tempo in poi il mezzo corona, e i risultati poi si sono visti. Qui Andreani con una palla bruttissima per Farisè, che non riesce a controllare, quindi può ripartire nuovamente il mezzo corona.
dalla valle per Campestrini. Betta Campestrini dalla valle con un passaggio difficile, viene intercettato da Bellu, però forse intercettato in area il pallone, quindi può manovrare ancora la formazione trentina con dalla valle per Saranovic. Grandissimo gol di Saranovic ancora una volta, infermabile veramente. Qui si è portata dietro due giocatrici dell'Eno e poi è riuscita comunque a concludere benissimo. Adesso Pugliara con il gol del 14-8, prova a dare una scossa alle proprie compagne Pugliara. Dall'altra parte dalla valle palla per Campestrini, se non sbaglio, palla che colpisce però il palo, no scusate, era Vegni. Dall'altra parte Farise con un'azione personale, poi un gol di furbizia e intelligenza di Farise, 14-9, più 5 comunque il vantaggio per il mezzo corona. Campestrini per Saranovic, ancora Campestrini, riesce a servire Gislimberti. Campestrini salta Saranovic, serve dalla valle, a sua volta va da Betta, prova un pallone per Vegni che non riesce però a domesticare il pallone. Dall'altra parte è una palla sbagliata di Farise per Giulia Lavagnini, è entrata anche la giovanissima Giulia Lavagnini per il Leno. Campestrini per Betta con le finte su Bellu, Campestrini centralmente dalla valle che prova a penetrare, poi prova una conclusione molto difficile, fallo però in attacco, entrata in area dalla valle. Dall'altra parte Lavagnini che prova ad andare da sola, viene fermata irregolarmente da Campestrini. Farise con le finte, Anelli, Andreani per Pugliara con un buon pallonetto, 14-10, torna a meno 4 il Leno. Adesso è stato un buon break di 3 reti per il Leno che riduce e ricuce lo svantaggio. Sono comunque 4 i gol di differenza, sono comunque tanti. Palla che non riesce a controllare Betta in attacco, può ripartire ancora il Leno che adesso può addirittura portarsi a meno 3 dopo essere andato sotto di 7 reti. Adesso Andreani per Pugliara, la conclusione di Pugliara, il 14-11, arriva infatti un time out per il mezzo corona, 14-11 e time out per il mezzo corona. Riparte adesso il match più 3 per mezzo corona che era stato avanti di
6 reti, addirittura 7, adesso ho perso un attimo il conto. Comunque ha visto il ritorno dell'Eno in questa fase finale del primo tempo. Adesso ancora prova ad andare Campestrini da sola, che penetra, viene però fermata regolarmente da Anelli. Dalla Valle per Saranovic, prova ad andare lei da sola, fermata ancora irregolarmente. Fasi concitate del match, mancano 30 secondi alla fine del primo tempo, un attacco comunque importante per il mezzo corona, la conclusione di Saranovic parata agilmente da Franceschini, che prova a far ripartire in velocità Lavagnini, riesce ad andare alla conclusione in equilibrio precario, le dice di no. Comunque Razzica può attaccare ancora adesso il mezzo corona con Campestrini per Dalla Valle, Campestrini per Lona, la conclusione parata ancora da Franceschini. E primo tempo che termina qui 14-11 per il mezzo corona più 3, questo primo tempo tra Leno e mezzo corona. Noi ci vediamo fra 10 minuti.
Siamo tornati in diretta qui all'Handball Arena di Leno. Appena iniziato il secondo tempo tra Leno e Mezzocorona, 14-11 per le giocatrici ospiti nel primo tempo. Adesso primo possesso ancora per le giocatrici in maglia gialla, che manovrano il primo pallone della ripresa. Saranovic per Campestrini, che prova la prima conclusione del match. Arriva anche, però, è la prima conclusione del secondo tempo, scusate, arriva anche la prima parata del secondo tempo di Serena Franceschini. Dall'altra parte Anelli per Notarianni, Anelli per Andreani, ancora Anelli centralmente, Notarianni riesce a servire Pugliara, non può penetrare Pugliara, le finte su Betta, che poi la ferma in maniera irregolare. Andreani per Anelli. Andreani. Anelli per Andreani. Ancora Anelli. Notarianni. Andreani. Pugliara. Andreani. Notarianni per Anelli. Tacco ancora molto lungo del Leno, prova la finta Andreani per Pugliara e arriva anche la conclusione e la rete, prima rete del secondo tempo, 14-12 al secondo minuto. D'altra parte penetra la grande Dalla Valle, trova però il palo, quindi può tornare addirittura a meno uno adesso il Leno con questo attacco. Andreani per Anelli. Andreani. Notarianni, ancora Andreani centralmente. Notarianni. Notarianni per Andreani. Anelli per Lavagnini. Anelli, Andreani, finta la conclusione, poi serve Notarianni che prova a penetrare, fermata, non viene fischiato un fallo né in attacco né in difesa, ripartenza veloce per Mezzocorona che spreca però una nuova ripartenza e quindi rimane sempre più due il vantaggio per il Mezzocorona, che però dovrà difendersi ancora dall'attacco lenese. Anelli centralmente, finta la conclusione, prova il palleggio Andreani con una conclusione molto difficile, parata da Razzica, comunque fallo in difesa e quindi possesso ancora per la formazione di Reghenzi. Andreani per Anelli, non riesce a servire Bellu, allora ripartenza veloce per il Mezzocorona con Saranovic che davanti a Franceschini non perdona, gol del nuovo più 3, 15-12 su Andreani, con difficoltà a controllare il pallone, riesce comunque a gestirlo in qualche modo. Anelli per Andreani. Notarianni. Andreani. Anelli. Andreani, Notarianni, giro palla adesso per il Leno, chiamata anche Giulia Lavagnini dall'ala. Anelli centralmente, Notarianni prova a girarsi in qualche modo, non riesce a servire nessuna compagna di squadra, intercetta nuovamente Saranovic che prova a far ripartire Gislimberti, va da sola Gislimberti, inseguita da Pugliara, fallo su Gislimberti di Pugliara. Attacco per la squadra trentina adesso con una palla sul nettamente sul piede di Anelli, non viene ravvisata dagli arbitri, prova la ripartenza veloce, palla che arriva a Notarianni con un pallonetto su Razzica, meno due per il Leno tra le lamentele delle giocatrici trentine. Era parso netto il fallo di piede di Anelli, adesso invece è un fallo di piede sì dall'altra parte, e quindi nuova ripartenza lenese. Un po' di confusione in questo primo tempo, fa fatica a controllare il pallone Anelli che forse fa anche male alla mano, infatti appare dolorante Anelli. Il ritmo
sicuramente alto, però tanta confusione in questa prima parte di secondo tempo. Sono appena passati 5 minuti nella ripresa. Anelli per Farisi, Anelli, Notarianni per Lavagnini, ancora Notarianni, centralmente Anelli chiama Farisi che prova ad andare alla conclusione. Fallo sulla giocatrice numero 10, Lenese. Pugliara fermata da Betta. Anelli, Notarianni, palla difficilissima per Lavagnini che non riesce ad addomesticarla e quindi può ripartire nuovamente il mezzo corona. 15-13 per la formazione trentina. Lona per Campestrini, la conclusione deviata, quindi possesso ancora per giocatrici in maglia gialla. Saranovic, Lona, va Campestrini con un'ottima conclusione, però arriva anche un'ottima parata di Selene Franceschini. Può attaccare nuovamente il Leno adesso per il gol del meno uno. Farise. Farise ancora per Anelli che riesce a controllare. Anelli nuovo per Farise, prova ad andare lei. Si oppone alla grande Gislimberti che si prende uno sfondo. Bravissima la difesa, in difesa in questo caso Gislimberti, postura perfetta. E sfondo. Saranovic per Lona, Gislimberti ancora Lona centralmente, Saranovic ancora con una gran conclusione, fa tutta la differenza del mondo in questo caso Saranovic che riporta più 3 il mezzo corona. Andreani per Anelli, Lavagnini, ancora Anelli, un po' di fatica qui per il Leno ad organizzare l'azione offensiva, palla comunque che arriva a Notarianni, nessuno sfondo, prova a penetrare Pugliara, una gran palla per Bello che colpisce il palo incredibilmente, questo è un gol sbagliato da Sara Bello, intercetta però la grande Anelli, intercetta la grande, palla che arriva a Pugliara che sbaglia di nuovo incredibilmente, due errori clamorosi. Bello prima e Pugliara poi, questi due errori sono pesanti per il Leno perché potevano essere di nuovo quelli che avrebbero portato la formazione lenese al meno 2, invece adesso dovrà difendersi dall'attacco del mezzo corona che può tentare di portarsi sul più 4. Lona prova ad andare lei centralmente da sola, fermata ancora in maniera irregolare. Lona per Verones, poi Gislimberti con la conclusione molto difficile da lontanissimo, palla anche debole e fa ripartire allora la grande Franceschini per Lavagnini, il gol del meno 2, 16-14, grande fase di ripartenza Franceschini per Giulia Lavagnini. Adesso attacco ancora per mezzo corona con Saranovic per Lona, Gislimberti, Lona, Saranovic. Gislimberti prova ad andare alla conclusione, non viene fischiato nessun fallo, quindi ripartenza ancora per il Leno con Pugliara. Si oppone alla grande Razzica, gran parata di Razzica su Pugliara,
ripartenza all'enese, ancora una volta innescata da Franceschini. Dopo è arrivata una super parata di Razzica su Pugliara, dall'altra parte prova adesso a manovrare il mezzo corona, anche il mezzo corona con un po' di difficoltà riesce a recuperare il pallone Saranovic, non arriva il passivo da parte degli arbitri. Gislimberti ancora con un pallone controllato malissimo, riparte nuovamente Leno, Notariani ancora su invito di Franceschini, rimane incredula Razzica, 16-15, meno uno per è sbagliato, comunque si riporta meno uno il Leno e arriva un time out chiesto dalla formazione trentina in difficoltà in questa fase centrale della ripresa. Meno uno e partita apertissima, ritmo molto alto, tanti errori. Adesso ci rivediamo qui tra un attimo. Tornano in campo le due formazioni, più uno per il mezzo corona che ha visto sgretolarsi il vantaggio raccimolato nel primo tempo. Adesso gara molto equilibrata, ritmo molto alto, ci sono stati anche tanti errori, ma la tensione sicuramente è alta in un match che vale davvero tutto per le due formazioni. Qui fatica ancora a controllare il pallone Betta, quindi può partire nuovamente il Leno. Andreani per Notariani per Andreani. Anelli. Anelli centralmente. Notariani con la conclusione, fallo su Notariani. Andreani, ancora palla per Notariani che non se lo aspettava, riesce comunque a recuperare il pallone. Adesso arriva anche il passivo da parte degli arbitri, andrà alla conclusione il Leno, ci va Anelli, però ci mette le braccia Violetta Vegni. Campestrini, Saranovic, paratissima di Selene Franceschini, poi dall'altra parte va Giulia Lavagnini sotto le gambe per il gol del pareggio, 16-16 dopo 12 minuti e 20 di gioco nella ripresa, pareggio della formazione lenese. Adesso inerzia del match tutta a favore delle giocatrici bresciane. Saranovic per Campestrini. Saranovic, palla per Gislimberti. Lona. Campestrini penetra lei, trova una gran conclusione in questo caso. Campestrini. Gol nuovamente del più uno. Uno per il mezzo corona, 17-16, 13 minuti e 20 secondi giocati nella ripresa.
Andreani, fermata da Saranovic. Andreani, Anelli per Lavagnini. Palla che non riesce a arrivare a Bellu, intercetta Saranovic, però fallo in difesa e quindi ancora possesso lenese con Andreani per Notarianni. Andreani, Anelli per Lavagnini. Andreani, la conclusione in gioco passivo, riesce a domesticarla Razzica. Adesso nuova ripartenza per il mezzo corona. Saranovic per Gislimberti. Saranovic penetra benissimo Campestrini, però poi conclude molto alto, qui errore di Campestrini che aveva fatto tutto bene tranne la conclusione. Partita che adesso si gioca con tantissima tensione in campo, solo un gol di vantaggio per il mezzo corona, match importantissimo per la salvezza qui all'Handball Arena di Leno. Anelli per Andreani, palla veloce per Lavagnini che penetra in area, trova ancora la parata di Razzica, bravissima in questo caso ancora Razzica a mettere il piede sulla conclusione di Giulia Lavagnini. Anelli per Andreani, Notarianni, ancora Andreani. Adesso il Leno che prova a trovare un varco, si difende il mezzo corona che cerca con le unghie e con i denti di mantenere il vantaggio di un gol. Notarianni, la conclusione molto molto alta di Notarianni, in questo caso conclude male Michela Notarianni. 17-16 il risultato per il mezzo corona dopo 15 minuti e 30 giocati nella ripresa, superata la metà del secondo tempo. Saranovic per Campestrini, Campestrini con le finte prova a girarsi, viene fermata in maniera irregolare. Prova a sfondare Lona e trova anche un bel gol, oltre che bello molto importante perché riporta a più due la formazione trentina qui all'Handball Arena di Leno. Anelli per Andreani, Anelli, palla che capita carambola sul piede di Anelli e dunque può ripartire nuovamente il mezzo corona con Campestrini, palla ottima per Violetta Vegni e gol del più 3, torna a più 3 il mezzo corona. Infatti arriva anche un time out chiesto da Federico Reghenzi, ha subito la rimonta del Leno, poi il mezzo corona è tornato a macinare gioco, adesso più 3 per la formazione trentina. Riprende in questo momento il match più 3 per la formazione trentina qui all'Handball Arena, mezzo corona 19, Leno 16,
nona giornata di ritorno del campionato di Serie A femminile Beretta, gara salvezza. In questo momento il Leno sarebbe ultimo a quota 5 punti, mentre il Mezzo Corona penultimo a quota 6, ma ci sono ancora 13 minuti da giocare. E arriva il gol in questo momento di Sarabellu, che riporta a meno 2 la formazione lenese. D'altra parte prova ad andare subito veloce Campestrini con la palla per Vegni, fermata irregolarmente da Notarianni. 2 minuti per Michela Notarianni e tiro dai 7 metri. Questa è una fase decisiva del match, importante questa esclusione di 2 minuti per Notarianni. Saranovic con un rigore pesantissimo trasformato, battuta nuovamente Selene Franceschini. Possesso adesso lenese con Lavagnini per Andreani, Anelli. Bello, buono questo schema in attacco della formazione lenese, torna a meno 2 il Leno. Un altro gol di Sarabello, d'altra parte Campestrini veloce per Lona, gol tutto in velocità in questo caso del Mezzo Corona, bravissima Lona. Più 3, 21 a 18 per Mezzo Corona. Esce Lavagnini, entra Lanfredi. Anelli prova lei ad andare da sola, un'infrazione in attacco, palla che comunque arriva, no non arriva, Gislimberti. Ci ha provato Razzica a rilanciare subito in velocità Gislimberti, non è riuscita a trattenere il pallone la giocatrice numero 4 in maglia gialla. Adesso dovrà difendersi nuovamente dall'attacco lenese il Mezzo Corona. Andreani, Anelli, Lanfredi per Andreani, Anelli centralmente, riesce a servire Pugliara con qualche difficoltà. Anelli per Andreani, Anelli, fermata irregolarmente Pugliara. Anelli, Andreani, arriva la chiamata di passivo da parte degli arbitri, prova ad andare Pugliara da sola, palla per Bellu intercettata, Notarianni, Lanfredi colpisce il palo, Lanfredi sfortunata qui la giocatrice lenese perché la conclusione era stata ottima. Può ripartire nuovamente il Mezzo Corona. Stiamo entrando negli ultimi 10 minuti di match, vantaggio di 3 reti per il Mezzo Corona che dovrà provare a tenere questo vantaggio fino alla fine della partita. Saranovic con una conclusione difficile, brava, molto brava qui Saranovic, più 4 a 10 minuti dal termine. Adesso il Leno che dovrà provare il tutto per tutto per riuscire a recuperare questo svantaggio in 10 minuti. Sappiamo che nella pallamano nulla è scontato e sappiamo quanto la pallamano ci abbia abituato a rimonti incredibili e a quanto le partite non siano mai chiuse. Comunque sarà comunque difficile per il Leno provare a recuperare questi 4 gol di svantaggio. Andreani per Anelli che prova a servire Lanfredi, non ci riesce, intercetta invece la grande Gislimberti che poi decide di servire Lona. Ancora Saranovic per palla che arriva a Gislimberti, conclusione parata da Franceschini, in questo caso gran parata di Franceschini. Pugliara adesso a tutta velocità per Andreani, Anelli con la finta per Notarianni che prova a servire dietro la schiena Lanfredi, palla impossibile da addomesticare per Lanfredi, una leziosità di troppo forse qui per Michela Notarianni. Adesso predica anche un po' di calma la panchina del Mezzo Corona.
alle proprie giocatrici. Fallo in attacco di Betta, frazione di passi. Risultato che rimane invariato, sempre più 4 per il mezzo corona. Anelli per Farise. Anelli. Andreani. Farise. Andreani, la conclusione è molto molto alta. Nulla da fare per il Leno. Adesso 8 minuti al termine dell'incontro, sempre 4 gol da recuperare per la formazione bresciana. E invece grande passaggio di Betta per Vegni, che non riesce a inquadrare la porta. Anche in questo caso nulla di fatto, inizia ad affiorare anche un po' di stanchezza tra le giocatrici in campo, come è giusto che sia. Dall'altra parte invece il tiro di Anelli, che si prende il primo tiro del match. Palla che però termina a lato. Saranovic per Gislin Berti, palla che arriva a lona. Gol del più 5 per il mezzo corona. E strada che si complica adesso davvero molto molto per il Leno. Meno 5 con 7 minuti da giocare. Anelli. Bello. Farise per Anelli. Palla che prova ad arrivare a Bello, viene ancora intercettata. Adesso nuova ripartenza per il mezzo corona con Saranovic che non perdona. Più 6 e partita sostanzialmente adesso chiusa. 6 gol di vantaggio con 6 minuti da giocare. E time out chiesto da Federico Reghenzi. Stanno per tornare in campo le due formazioni, anzi c'è già in campo la formazione del mezzo corona. Entra adesso in campo quella lenese. ...24-18 il risultato in favore del mezzo corona. 6 minuti da giocare, termine dell'incontro. Farise per Bello. Andreani. Notarianni per Farise, che penetra la grande, in questo caso Farise meno 5. Adesso attacco nuovamente del mezzo corona con Saranovic fermata. Campestrini, palla che arriva a Gislimberti. Saranovic per Lona, ancora Saranovic che conclude, trova la parata di Franceschini, poi non riesce Vegni a intercettare il pallone. Può ripartire nuovamente il Leno. 5 minuti al termine dell'incontro.
Farisi per Bellu. Andreani, Notarianni con la conclusione. Meno 4 adesso, prova a dare ancora un po' di speranza a questo finale di partita il Leno. Meno 4 con 5 minuti e mezzo da giocare. Saranovic, forse anche un po' di tensione adesso tra il filo del mezzo Corona, che stava già assaporando la vittoria, si è lasciata un po' andare. Qui prova ad andare Lona, fermata irregolarmente, come si dice in gergo tennistico, un po' di braccino forse in questo caso al mezzo Corona, che però adesso continua ad attaccare con Saranovic. Campestrini, fermata alla grande da Andreani, può ripartire ancora il Leno con Bellu, la conclusione di Bellu e il gol del meno 3. 3 gol nel giro di 2 minuti danno grandissima speranza al Leno. Saranovic con Lona, ancora Saranovic, Campestrini, Saranovic, Vale, la conclusione, palla che termina molto alta, può riattaccare nuovamente il Leno. Inerzia che è totalmente cambiata di nuovo a favore della formazione bresciana. 3 minuti al termine dell'incontro, poco più di 3 minuti, e 3 gol da recuperare per il Leno. Mezzo Corona che adesso fatica a segnare, ha avuto una fase di appannamento, poi tensione probabilmente per la squadra trentina. Andreani con una palla per Bellu che non riesce a intercettare il pallone, allora adesso può attaccare nuovamente la formazione del mezzo Corona. Naturalmente predica calma Sonia Giovannini in panchina. Palla che arriva a Betta, poi ancora Campestrini per Lona che prova ad andare con le finte. Ancora Betta che penetra, trova una super parata di Selene Franceschini. Tempo che però corre inesorabile per il Leno. Sempre 24-21 risultato in favore del mezzo Corona. Leno che deve trovare per forza un gol subito, rapidamente, per poi giocarsi tutto negli ultimi 2 minuti. Qua però intercetta la grande, un pallone Gislimberti, va Gislimberti da sola e non perdona Franceschini. Probabilmente il tiro e il gol di Gislimberti mette la parola fine su questo incontro. Prova il tiro Pugliara, fermata da Campestrini. Meno di 2 minuti da giocare adesso e 4 gol di vantaggio per il mezzo Corona. Notarianni fa tutto da sola, fermata irregolarmente da Gislimberti. Tiro dai 7 metri per il nuovo gol del meno 3, vedremo se si verrà realizzato. Notarianni con le finte, va al tiro Notarianni e trova il gol del meno 3. ...25 a 22... un minuto da giocare, però 3 gol da recuperare è praticamente impossibile per il Leno. Leno che adesso qua un brutto fallo di brutto doppio fallo di Farisè su Campestrini e su Lona, credo. Infatti arrivano anche 2 minuti per Farisè. Dicevo, Leno che con questa sconfitta cade all'ultimo posto della graduatoria, scavalcato proprio dal mezzo Corona, che adesso diventa nuovamente padrone del proprio destino e può puntare ai playout. Terziata qui però un buon pallone Notarianni, va Notarianni con il gol del 25-23, meno 2. Con 30 secondi da giocare, Campestrini per Lona, ancora Campestrini che va alla conclusione, palla che termina alta,
Riparte nuovamente Leno, Bello non riesce a intercettare il pallone, adesso 10 secondi al termine dell'incontro che scorreranno probabilmente con il possesso palla mezzo corona che si avvia a questa vittoria importantissima. Arriva anche il gol di Saranovic, 25-23, finisce così credo, niente, non è il gol del 26-23, finisce così, sconfitta dolorosissima per il Leno. Vittoria invece molto molto importante per il mezzo corona che appunto scavalca il Leno in classifica e abbandona l'ultima piazza del campionato di Serie A femminile. Beretta, è stato come sempre un piacere avervi qui, noi ci rivediamo qui fra due settimane per l'ultimo match casalingo del Leno, grazie a tutti.